Buongiorno a tutti cari amici del canale, anche oggi in un nuovo video. Sono a Padova, paese meraviglioso, siamo in provincia di Belluno, Dolomiti, patrimonio dell'umanità UNESCO, comune di Comerico Superiore. Questo è un posto pazzesco perché vi ho già portato in qualche altro video altri contenuti realizzati proprio in questo magnifico territorio. Oggi vi porterò a fare qualche fotografia. Cercherò di enfatizzare quello che è l'ambiente, perché la luce è meravigliosa e siamo alla fine del mese di novembre, per cui abbiamo tutti quei giochi di chiaroscuri dati dai larici, che sono diventati gialli, e inframmezzati poi dai contrasti molto accesi, caratterizzati anche dalla presenza di sottoboschi molto scuri e dalla neve nelle montagne. Guardate. Quello che vediamo è il Monte Jarnola e, come potete vedere, abbiamo questo sottobosco particolarmente scuro. Sopra abbiamo la presenza dei larici, che sono di colore giallo acceso, e più in alto abbiamo la presenza della neve, che ormai è arrivata e ha baciato la Jarnola, i Tre Picchi e tutte le montagne del circondario. Quella che vedete è la zona del Monte Spina. Nel mio canale YouTube trovate anche altri video proprio ambientati in questo territorio meraviglioso. Vi suggerisco di visitare e di visionare il video del Col Quaternà, che ho effettuato un paio di mesi fa, e di tutta quella parte alta del crinale che è stata oggetto di una mia escursione fotografica. Dal punto di vista fotografico, paesaggistico, ambientale, e chi più ne ha più ne metta, secondo me Padova è un paese meraviglioso, molto bello, ci regala degli scorci mozzafiato. E la cosa interessante è che siamo a 1215 metri sul livello del mare. In questo periodo dell'anno, che è la fine del mese di novembre, la temperatura è sì scesa, ma è tutto sommato mite considerando gli anni scorsi. Diciamo che quest'anno non è così freddo, ci saranno circa un paio di gradi sotto lo zero, però si sta veramente molto bene. Guardate che bello che è questo scorcio. Abbiamo una strada che ci porta verso la parte più a nord del paese, e in lontananza abbiamo l'abitato di Dosoledo con il suo campanile caratteristico. Questa è la famosissima via dei Capitelli, sono delle realizzazioni uniche, e è la via Crucis. Ma guardate che bello qua, abbiamo degli scorci che sono incredibili. Queste strade silvopastorali ci regalano dei momenti veramente incredibili. Tra l'altro c'è pochissimo rumore, l'habitat è decisamente accogliente e dà la possibilità al visitatore proprio di immergersi in un contesto magico. Probabilmente fra una o due settimane, o chissà, forse anche prima, arriverà la neve, che andrà ad abbellire ulteriormente questi territori, rendendoli incredibilmente affascinanti. Guardate che bello. Anche questo scorcio è molto particolare. Abbiamo in lontananza il campanile di Padova, in secondo piano tutto il Monte Spina, e davanti a noi la strada che si apre e che va in direzione del paese. Durante questo video vi metterò le fotografie che ho realizzato, effettuerò anche diversi scorci. A me piace molto fotografare il particolare, per cui non faccio solo foto di paesaggio, ma cerco di cogliere anche l'attimo. Guardate che bel prato che c'è qua dietro, spettacolare, ma guardate soprattutto lì, guardate che bello. Abbiamo una vista incredibile e soprattutto dei colori, dei chiaroscuri molto molto belli. Questa è una zona molto famosa anche per il muschio, un muschio molto particolare che è perfetto per realizzare il presepe. Mi ricordo quando ero piccolo venivo qui con i miei amici delle scuole elementari e facevamo provvista in vista dell'inverno e del prossimo Natale. Realizzavamo dei presepi incredibili grazie alla presenza di questo muschio, che diventava colorato e accendeva il presepe. Molto bello. Ora voglio provare a vedere se riesco a trovare un posto che mi consenta di fare una fotografia al campanile di Dosoledo e a tutto il borgo di Dosoledo. In questo momento con la mia D750 ho montato il 105 micro Nikkor, che è un'ottica interessantissima, non solo dal punto di vista macro ma anche dal punto di vista di ingrandimento.
Vediamo un attimo che cosa riesco a fare, ma soprattutto devo vedere se riesco a trovare una location suggestiva per realizzare lo scatto. Venite con me. L'ho trovata. Guardate dove sono arrivato. Sono in mezzo alle piante. Ora vi giro la telecamera e guardate assieme a me quello che riesco a vedere da questo posto altamente privilegiato. Guardate che bello. Giro la telecamera e lì abbiamo Dosoledo. Sono praticamente attornato da abeti meravigliosi e abbiamo quel bellissimo paese, Dosoledo in Comelico Superiore, con tutti i suoi caratteristici fienili. Faccio la fotografia e ve la metto subito a seguire. Fotografia che ho realizzato adesso, ho inquadrato l'abitato di Dosoledo, però corniciato da delle piante per fare in modo che diventasse più raccolta la visuale. Mi è piaciuta moltissimo la fotografia che ho realizzato adesso, perché avrei potuto fare due scelte diverse: o inquadrare esclusivamente il campanile contestualizzandolo all'interno dei fienili in primo piano, oppure, come ho fatto, ho cercato di avvolgere la fotografia ricreando una sorta di cornice virtuale, cornice che è stato possibile realizzare attraverso l'inserimento proprio nella foto stessa dei rami che contornavano la scena. Per cui, ecco, questo piccolo escamotage ha fatto in modo di rendere la fotografia molto più ambientata e di dare al primo piano, e cioè al campanile del paese di Dosoledo, una maggiore importanza. Tutto il Monte Jarnola è veramente affascinante. Ci sono delle gite mozzafiato da poter effettuare durante il periodo estivo. Ormai adesso c'è la neve, per cui non mi cimento in escursioni rischiose, ma la prossima primavera sarà mia premura portarvi anche in cima a quella montagna lì. Se andate nel mio canale, la scorsa settimana ho pubblicato un video del Monte Jarnola ripreso da sud, quindi mi trovavo in quella direzione lì. Ora mi addentro un po' nel bosco e voglio vedere se riesco ad effettuare qualche fotografia di particolare, per cui non ritraendo un soggetto che può essere un paesaggio nel suo insieme, ma andando a identificare qualche cosa di specifico. Vediamo se riesco a trovare qualcosa di interessante. Seguitemi. Bellissimo questo sentiero. Poi c'è questo scricchiolare delle foglie che veramente fa compagnia. Non c'è un rumore tranne quello dei miei passi. Guardate che bello. Ora provo a fare una fotografia qui. Sono un po' in controluce, ma credo che proprio questo elemento vada a migliorare notevolmente la riuscita dello scatto. Lo metto subito dopo. Perdermi per ore a fare delle fotografie perché gli scorci che ci sono qui sono veramente innumerevoli. Ogni passo che faccio il mio occhio si sofferma su qualcosa di particolare. Però adesso ho fatto la parte bassa del paese, adesso mi sposto e vado sul canale, che è un bellissimo sentiero, passeggiata, che lambisce tutto il paese dall'alto e che
vi farò vedere a seguire. Abbiamo la possibilità di vedere Padova dall'alto, è un paesaggio veramente incredibile. Lì adesso vado a fare qualche fotografia, non di particolare ma di paesaggio, raffigurando un po' tutto il paese. È essenziale trovare il momento di luce giusto. Andare a fotografare nell'orario sbagliato, sì, è comunque bello, perché se c'è la passione è bello comunque, ma andare nell'orario giusto, al tramonto, all'alba, oppure a seconda delle condizioni meteo, in un momento in cui il cielo è particolarmente contrastato, nuvoloso, eccetera, fa sicuramente la differenza. Vi faccio vedere adesso che cosa ho davanti a me. Ho tutta la parte alta del paese, abbiamo questo prato con un po' di neve che è rimasta dall'ultima nevicata, poi salendo abbiamo tutti i larici di colore giallo che vanno a creare questa atmosfera molto, dai colori molto caldi, e in lontananza sulla parte più alta del frame abbiamo i tre picchi che sono una catena montuosa molto molto bella sopra Col della Tenda, dove c'è il rifugio e l'arrivo delle piste da sci. Beh, che posso dire, cari amici del canale? Spero che questo video vi sia piaciuto. Abbiamo visitato alcuni scorci di Padova, questo luogo magico e meraviglioso. Vi ho portato con me a fare qualche fotografia, sia di dettaglio che di paesaggio. E poi alla fine del video abbiamo visto Padova dall'alto, lungo il canale, nella bellissima passeggiata che si può effettuare ai bordi del paese. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like e ad iscrivervi al canale, che così potete rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Effettuo solitamente un video alla settimana attraverso la mia grande passione, che è quella del camminare in montagna e di realizzare qualche scatto fotografico. Continuate a seguirmi, mi potete anche trovare su Instagram Andrea Costa Gallery e sul mio sito internet andreacostagallery.com, dove trovate tutte le fotografie in alta risoluzione, una descrizione della passeggiata, del trekking che ho effettuato e un po' tutti i video che ho fatto anche nei mesi scorsi. Vi saluto, vi ringrazio e al prossimo video. Ciao a tutti!